Buonasera, Clarisse. Ho pensato che rivolessi i suoi disegni, dottore. Solo finché non ottiene la sua vista. Pensiero gentile. Oh, Jack, Crawford l'ha mandata per un'ultima moina, prima che siate buttati fuori dal caso. No, sono venuta di mia volontà. La gente dirà che siamo innamorati. Entrex Island. È stata una mossa molto carina, Clarisse. Sua? Sì. Sì. Una bella cosa. Ma peccato per la povera Catherine. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Ricompaiono i suoi anagrammi, dottore. Errol Hill Stifood. Solfito di ferro, noto anche come l'oro degli sciocchi. Ah, Clarisse. Il tuo problema è che hai bisogno di prendere divertimento dalla vita. Lei mi stava dicendo la verità a Baltimora, signore. Per favore, continui. Ho letto i rapporti sul caso, e tu? Tutto ciò che ti occorre per trovarlo lo puoi trovare lì, in quelle pagine. Allora mi dica come. Prima regola, Clarisse. Semplicità. Leggi Marco Aurelio. Di ogni singola cosa chiedi che cos'è in sé, qual è la sua natura. Cosa fa quest'uomo che cerchi? Uccide le donne. No, questo è un dettaglio. Qual è la prima, la principale cosa che fa? Uccidendo, che bisogni soddisfa? Rabbia. Essere accettato socialmente, frustrazione sessuale. No, desidera. Questo è nella sua natura. E come cominciamo a desiderare, Clarisse? Cosa cerchiamo fuori per desiderare? Rifletti prima di rispondere. No, solo che... Il desiderio nasce dalle cose che osserviamo ogni giorno. Non senti degli occhi che girano intorno al tuo corpo? E i tuoi occhi non cercano fuori quello che vogliono? Va bene, sì. E ora, per favore, mi dica come... No. È il tuo turno di parlare, Clarisse. Le tue ferie sono finite ormai. Perché hai lasciato il ranch? Dottore, non abbiamo più tempo per queste cose. Noi non calcoliamo il tempo nello stesso modo, vero, Clarisse?